La cefalea è una situazione clinica molto frequente. Un paziente su quattro soffre di cefalea e anche per la cefalea le terapie ci sono, sono efficaci e ne vengono sviluppate sempre di migliori. E ancora una volta bisogna fare una diagnosi giusta, perché la diagnosi giusta porta ad avere dei trattamenti più efficaci. Non solo, ma se un'emicrania, una cefalea viene trattata in maniera non corretta, perché non è stata inquadrata diagnosticamente, si rischia di cronicizzare la patologia e quindi andare nel capitolo delle cefalee croniche, e lì la situazione diventa molto più complicata. Altre patologie sono la sclerosi multipla. La sclerosi multipla è importante la diagnosi precoce, perché la diagnosi precoce della sclerosi multipla consente di personalizzare un trattamento per ognuno di questi pazienti, anche perché poi la sclerosi multipla non è una sola, ma sono tante sclerosi multipla, e devo dire che ogni paziente ne ha una sua specifica e quindi si può fare una personalizzazione della terapia. A proposito della sclerosi multipla, che è seguita in centri dedicati, la diagnosi precoce serve anche come consiglio per i pazienti, affinché vengano indirizzati nei centri più specializzati, perché possono fare i trattamenti che, ahimè, oggi sono confinati in centri specifici.